compagnia di Mister Ciullo, e lei si è già tolto due soddisfazioni, cioè eliminare il Melfi, ma soprattutto il Lanciano. Sappiamo tutti ad Alessandria come è andata, con una punizione che ha furito, scusate, di fare la Verstappen. Adesso si fa sul serio, meno di 72 ore inizia il campionato. Sì, adesso si inizia, non è che l'altra parte di ieri non abbiamo preso quello con il giusto punto, però adesso si inizia il campionato, si inizia veramente la corsa, diciamo, noi che più bravo a scalare la montagna, perciò domenica andiamo a affrontare una squadra che sa tutt'altro, una squadra che abbiamo affrontato in Coppa Italia, perciò ci troviamo a questo esordio bene. Ecco, per quanto riguarda il mercato, lei si aspettava qualcosa o è contento? Soprattutto perché è rimasto un certo Marco Migliorini. Ma un allenatore, secondo me, è sempre contento quando si vive una situazione del genere. Nel senso che sono contento che siamo partiti il 15 di luglio con la maggior parte della squadra. Li ho tutti a disposizione, non è arrivato nessuno. Perciò dobbiamo essere bravi tutti quanti, in primis io, a cercare di dare il meglio a questi ragazzi. Infatti lei chiedeva un attaccante, quindi adesso punterà ovviamente sugli attaccanti in rosa, o Mezza, su di tutti. Sì, ma o gli attaccanti, tutti quanti gli altri, come ho detto prima, adesso bisogna cercare di remare tutti insieme nella stessa parte, e dei ragazzi devono tirare il meglio di se stessi in tutto e per tutto. Perciò sono contento, sono dei ragazzi che già dal primo giorno si stanno sacrificando per dire il concetto qual è, perciò pensiamo soltanto a far bene. Partire bene è fondamentale un campionato. Secondo lei chi elementi della Verstappen può essere determinante per ottenere un buon risultato? Ma come dico sempre, tutta la squadra, anche chi non gioca. Noi abbiamo dentro noi stessi un moto, no? Tutti per uno, per tutti. Quello deve essere da domenica, lo stato sin da quando siamo partiti, sempre quello là. Dobbiamo essere tutti insieme a lottare, tutti, chi gioca e chi non gioca. Quale insidia invece può nascondere la di Melfi, ecco, forse sottovalutare l'avversario? No, questo non ce lo possiamo permettere, perché non dobbiamo mai sottovalutare nessuno. Dobbiamo sempre avere rispetto dell'avversario, dobbiamo cercare di scendere in campo con la giusta concentrazione e determinazione. È normale che adesso andiamo a portare una squadra tutt'altro, anche diversa da quella che abbiamo per 5 undicesimi. Fino ad oggi 6 undicesimi sono diversi da quelli che abbiamo affrontato in Coppa Italia. Perciò dobbiamo andare a fare la nostra gara come abbiamo fatto fino adesso, e adesso cercare di essere ancora più determinati.